episodio di FTL, tanto partiamo. Perché? Ok, non capivo. Perché non appariva, mi stavo preoccupando già. Tanto, 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 tanto bello. E allora, ogni tanto nel tratto stupido posso farla anche io, se hai ragione, scusa, perdona. Non volevo. Non schiaccerò New Game, perché mi salterebbe un buon pilota, però non è molto, cioè, non ho fatto niente. Mi ci sono addormentato sopra, fondamentalmente, e ci stavo giocando da letto, mi sono addormentato, e quindi di conseguenza ho fatto partire la partita e basta. Quindi vi perdete l'intro, che è l'isoletta. Salve, siamo quest'isola. Come al solito, partirà sempre il solito discorso del se non ci fossero i mega mostri, non saremmo. No, saremmo felici di farti vedere le meraviglie di questa isola. E basta, dice sempre la stessa cosa all'inizio, ovviamente. E per il tutorial vi consiglio di andare a vedere il video che c'è su YouTube. È un tattico strategico, con i robottoni, in vecchio stile, a turni. Allora, intanto vi faccio vedere direttamente, per chi non ha visto il video, vi faccio vedere una mappa. Meglio, da quello che ho letto, è molto meglio fare stelle, fare soldi, che fare power grid. Power grid sono la vita, entra questa percentuale di possibilità che questi palazzetti non prendano danni. Devo distruggere. Ah, la devo distruggere. Ah, è il contrario. Questa diga della vecchia terra, un tempo generava potenza, ma ora non ha molto utilizzo. Distruggerlo permette che il fiume, richiami, cioè, prenda di nuovo la terra e ritardi l'arrivo dei vecchi. I vecchi sono i mostriciattoli che adesso andremo a spaccare. Sono ad esempio questi. Allora, per chi ha visto la puntata vecchia, direi che questo non è molto diverso dalle altre zone. Direi così e così. Ok. Nostro obiettivo è non far colpire queste casette ai nemici, perché ogni volta che una casetta viene distrutta, come adesso, che vuole provarci questa pina, prenderemo un punto vita. Nel momento in cui questo arriverà a zero, noi perderemo il giuoco. Questo affare fa buffa ai nemici che sono in vita. In più è esplosivo, a quanto pare. In più è esplosivo. Allora, intanto si è iscritto qualcuno e lo ringrazio. Volante Nebu, Yus, benvenuto. Ti stimo personalmente. Anche Michele Olé. Olé. Benvenuti a tutte e due, però vi consiglio di andare a iscrivervi su twitch.tv/glitcherod. È molto meglio, la chat è chiacchierina e tutto molto più bello. Tutto molto più bello, in più potete vedere quando arrivano le nuove live. Ciao Norrino, buonasera Norri. E ciao Zettino, guarda quanta roba. C'è anche Argonuccio, oh Argonuccio, ciao Argonuccio. Ciao a tutti Ucci, tutti gli Ucci. Ciao Mike, ciao Eflam, ciao ciao ciao. Dammi il tempo di vedere il video su YouTube, vabbè, oh. Perché hanno provato diverso dall'italiano? AETS? Chi? Cosa? Questi? Perché sono stranieri? No, non ho capito. Di cosa state parlando? Qualcuno ha detto strategico? Qualcuno ha detto tattico? Sì, infatti, sono qua, sono arrivato. Sono arrivato. Allora, il cannon mech. Il combat mech è facile. Questo esplode, mi hanno detto, no? Giusto? Ah, no, questo bonus non dà una vita in più, rende gli altri esplosivi. Quindi se uccido questo, questo non è più esplosivo. Molto bene. Buono a sapersi. Sì, quindi tiro un pattone qua. Datemi un momento per capire cosa posso fare. Posso fare così, ok. Questo non è esplosivo perché non me lo dice. Questo subisce due danni. Il mio pugno fa due danni. Vaffanculo. Uno. Ah, questo vola. Non è un problema. Due. È semplice. Devo andare a spaccare la diga. Ci vuole poco, credo. Spero che non mi crei dei problemi andarla a spaccare a mano. Cioè, la mia pilota migliore. Ecco, non ho neanche più questo problema, tra l'altro.
Come vedete, i nemici anticipano le mosse, anticipano le mosse, quindi sappiamo già che all'inizio del turno lui colpirà, colpirà lui. Questo attaccherà il mio mech e un nuovo nemico spawnerà. Questi due punti vita. Però io prendo un pugno qua, sicuro. Che posso sopportare, eh? Ah no, è vero, sono due danni. Ogni volta che un nemico rimbalza su qualcosa prende un danno in più. Quindi questo è un pugno da due danni. Più uno, tre. E muore. Ciao, ne. Io ho paura a spaccare la diga con il mio personaggio melee, perché se l'acqua mi prende e mi strofugge, come facciamo? Poi, un modo per non farmi del male. Sto cercando un giro. Così. Uno. Tu. A posto. Domanda importantissima. Vado da Satana ad Isaac. Sempre Isaac. Sì, assolutamente. Che domande. Allora, poi io vorrei uccidere sta. Vorrei tirare giù sta diga. Sono un po' preoccupato però dalla sua uscita. Non mi è mai successo. Quindi non so come reagisca la diga. Se io faccio così, no, fermi tutti. Prima sparo. Ok, poi faccio questo. Boom. Poi faccio questo e vediamo che cosa succede se sparo alla diga. Acqua. Niente? Perfetto, va benissimo. Non è un problema, credo di morirci dentro, invece no. Se nuotano non possono sparare, chiaro. Chiaro, chiarissimo e normale. Perfetto. Senti ignoranza di Ganimede. Ah, ecco, stava parlando di... No, ho perso la parte iniziale del discorso. Ecco, per quello. Due sul mio personaggino odioso. Questo è a terra. Credo di non poter ucciderli tutti e due. O faccio un rimbalzello di quelli fenomenali. Ciao Leo. Ho appena iniziato. Come faccio a fare il rimbalzello? Posso buttare questa in acqua. E questo muore. Questo. Ah, posso morire tutte e due. Posso uccidere tutte e due. Sì, posso uccidere tutte e due. Tu spara a questo. Tu vai a prendere questo. Tu ti piazzi da. Piazzi qua. Ok. Come se non avete visto la puntata precedente, questo spara un missile in direzione più normale, a distanza, qualsiasi distanza, e fa un danno spingendo il nemico. Questo fa due danni a contatto spingendo il nemico. Questo mortaio colpisce e nel quadrato in cui il mortaio cade fa un danno, e tutto intorno spinge a più il nemico. Se il nemico va in acqua e non vola, boom. Ciao. Ah, dovevo bloccare lo spawning dei VAC. Ops. Vabbè, tanto non ci sarei riuscito comunque. Ciao. Devo piazzarmici sopra, in poche parole. Devo piazzarmici sopra. Oh, promosso. Nuova skill. Più 3 grid defense. Quindi era 15, ora sono 18. Ok. Non mi sembra particolarmente utile, devo dire la verità. Hanno dei nomi meravigliosi, si inventano i nomi meravigliosi. Ah, abbiamo trovato qualche jet della vecchia terra.
per aria, così volavano così a casaccio. Le persone non sono i migliori piloti ancora, però si stanno organizzando. Finisci la battaglia con meno di 4 danni subiti, proteggi le batterie d'emergenza. Ok, air support, un bombardatore colpirà un'area. Ok, quindi a casaccio, quindi mi devo levare, in poche parole. Allora, questo è il buffer esplosivo. Tiriamolo giù. Palesemente un bambino soldato. No, è una bambina soldato. Almeno da quello che ho capito. Non è un bambino. Questi stanno per morire così, come degli stronzi. No. Questo muore, quindi non ce ne frega una benemerita di quello lì. Mi devo levare. Così non spara. Essendo un mortaio non può colpire il quadretto successivo. Posso mettermi qua? Ah, aspetta, esplode. Alt. È messo in mezzo al cazzo. Molto in mezzo al cazzo. Come faccio? Uh-oh. Se questo nemico, questo simbolino dell'esplosione, se questo nemico muore, fa un danno ai nemici a fianco. Devo arrivare con Ganimede e spararlo di qua. E poi devo andare con il Combat Mech, andare qua. Oh! Ok, meglio. Risolto. Questo invece può morire da solo, nella tristezza. Non è un problema, l'attack order è sì, prima il bombardamento, poi l'azione dei nemici e poi emergono i nemici. Perfetto. Questa non è una bambina soldato, si chiama Lily Reed. Come attacco dicevo che è la mia comandante speciale perché è tipo super skillata. Ha fatto una battaglia finale che ha perso, tristemente, però c'è arrivata, ha livellato, è al massimo livello di esperienza, c'ha un movimento in più 3% di difesa. Dei palazzetti e fa muovere il primo turno più tre movimenti in più all'inizio di ogni missione, che non è male, soprattutto perché all'inizio potresti metterti male e lui con tre quadretti in più può andare un po' dove cavolo gli pare. Allora, escono fuori di qua e di lì. Sperando che questa esca un qualcosa di terra, noi ci mettiamo tipo qui davanti, così almeno non si possono piazzare qua e rompermi le balle. Al massimo, pariamo con il nostro corpo. Cioè. Sì, vai tranquillo. Voglio vedere quant'è il bombardatore. Ora spara e fa molto male. Mi fa molto male. Ciao Fabio, vieni su Twitch. No, è volante. Sono spawnati al contrario. Questo tanto comunque è morto. Questo lo facciamo morire. Questa foresta è a fuoco. Se io passo con il mech qua davanti, prende fuoco. Quindi io quasi quasi me ne starei qua. Ora faccio così. Boop. Posso passare attraverso? No, c'è una speranza. No. No. Nope. Stiamo qua. Dicevo non che sarò morti, mi stavo già preoccupando. Quanta gente deve morire subito tutta sta gente qua. No, questa gente, questo qua. Perché poi ne spawnano due. Spingo qui. Questo è tutto a fuoco, mannaggia la cippa. Due turni. È meglio aspettare ancora un turno perché ogni volta che prende fuoco un'unità all'inizio del turno prende un danno. Penso che possa andare bene questo. Uno, due. Oh, Obelin. Ah, no, vabbè, intanto non gli faccio del danno. Vai tranquillo. Copri con la tua vita, non è un problema. Tu stai qua.
chi ha visto il video ieri cosa ne dice? Cosa ne dice? Cosa ne dice? Vi è piaciuto? Vi gradite? Vi interessa il genere? Io farò una marea di tattici in questo ultimo, prossimo periodo, ve lo dico. Sarà proprio una quantità industriale di tattici. Uscirà Wargroove tra... Oh, no, ho sbagliato il tasto. Uscirà Wargroove tra poco, e quindi quello ve lo scoppiate durissimo senza alcun problema. E poi vediamo cosa fa. Ah, non prende, se passa, solo se si ferma. Sorpresa. Vedete? Sto imparando con voi. Anche perché le run che ho fatto sono veramente poche. Una intera, ecco. E ne volevo fare un'altra, ma mi sono addormentato. Quindi non... Sto imparando un pochino, così almeno quando faccio il video su YouTube, per almeno un pelo so che cosa fare. Piaciuto, ma sono indeciso su comprarlo o meno. Guarda, io l'ho preso a 3 euro in meno su Humble Bundle. Quindi lì proprio non mi sono fatto proprio problemi. E in più c'era lo sconto, avevo lo sconto e cose varie, quindi proprio... E potete comprarlo 3 ore in meno su Humble e anche su Good Old Games, tra l'altro. Quindi non è detto che voi dobbiate comprare su Steam. Steam a prezzo pieno 14,99 se non sbaglio, e che è poco sinceramente per un gioco del genere, visto e considerato che FTL, per chi ci ha giocato, che è appassionato, probabilmente lo avrà consumato. È uno di quei classici giochi che vai 100 più 100 ore più, ma proprio easy. Invece questo più o meno finirà uguale, quindi 14,99 per una cosa del genere, ma in più potete trovarlo a 12 qualcosa, forse anche meno, 11 qualcosa se non mi ricordo male, su Good Old Games oppure su Humble Bundle, quindi ancora di più. Una sola stella? No, assolutamente, due stelle. Piove! La vecchia terra produce grandi quantità di esplosivi, questa regione è piena con di mine, praticamente. Quindi stai attento, le mine fanno 4 danni, quindi qualsiasi cosa ci passi sopra è fatta. E uccidi almeno 5 nemici, proteggi la... Ah, il bar della vecchia terra. Devo proteggere un bar. Fico. 1. Tu. No. Scherzavo. 3. Perché? Adesso poi vi faccio vedere. Tanto poi adesso si muovono, me ne frega niente, è tutto quello che va a fare. Queste antiche reliquie sembrano proprio preistoriche, guarda, preistoriche. Ciao, mi sono spaventato perché non credevo che un imbecille andasse su una mina con questa facilità. Non sono proprio furbi, ecco, diciamo. C'è qualcosa di esplosivo, qualcosa di pericoloso, questo fa un danno normale, vola. Questo fa un danno normale, finora sono tutti nemici easy. Vorrei colpire questo, però questo vorrei andasse in acqua. Si può fare così. Due. Tre? Sì, vabbè, va in mezzo alle mine, ma intanto non dovrebbe... Nessuno può spingere, perché non è un attacco. Prima si muovono, poi attaccano quando spawnano. Poi magari ci saranno dei nemici che prima si muovono e attaccano al volo, e quindi tu devi stare un po' all'occhio, ma non credo. Dicono sempre che telegraferanno i... sì, gli attacchi. Cos'è questa schifezza? È una tela. Non riesco a ucciderlo. Ok. Non posso. Posso? In realtà posso ucciderlo. Allora. Tanto questo se ne vola via. Questo potrebbe mettersi qua. Fare così. Sto facendo le cagate? No. È a posto. Questo si libera. Si gira qua. Boom! Ah, bene che abbiamo aspettato. È un bene che abbiamo aspettato a disarmare ste mine, beh? Eh sì. Chi l'ha messa questa mina?
faccio un pensiero anche se adesso devo vedere quanto mi rimane dopo i pagamenti. Fortunatamente tu c'è stato buono con me in questo periodo, quindi bene così. Posso salirci sopra. Se io mi metto sopra a questo spawn, subisco un danno, ma ritardo di un turno lo spawn del nemico, che non è una buona idea in questo momento. Peccato perché non ho, poi mi arrivano tutti insieme, perché magari ne spawnano due il prossimo turno, ne devo tirare su tre ed è un casino. Questo muore con una facilità disarmante, però con che cosa lo uccido? Quasi quasi mi metto qui, così almeno paro questo che emerge. E questo si mette qui. Il vecchio è stato reso inerte. O inerme, inerme. Inerte in questo caso non credo sia sensato. Dove mi piazzo? Mi piazzo qui. Un consiglio che viene dato è controllare il centro della mappa, un po' come gli scacchi, perché ha un pochino del gioco degli scacchi come ragionamenti base. È un po' essendo già vedendo che è una scacchiera, ma è un gioco abbastanza simile a un gioco degli scacchi. Oh, ho fatto una cazzata, vero? Oh no! Posso resettare il turno? Grazie. Posso fare un combatti power limitation medio che no, li do this one for battle. Ok, perfetto. Posso re... Ok, credevo di dover aver resettato l'intera partita, mi stavo spaventando. Posso farlo dopo? Sì, è meglio farlo dopo. Mi metto qui. Così molto meglio. È un gioco abbastanza scaccoso. Sì, ce l'ha, ha molto degli scacchi. È un tattico strategico molto molto puzzoloso, molto molto scaccoso. Direi che abbiamo protetto il bar. Bene così. Mi fa ridere che le antiche reliquie sono tipo un bar, dei missili, degli aerei, dei carri armati. Fa molto ridere. Allora, ma come funziona questo gioco? Lo hai appena visto, ma te lo spiego ancora. Se hai già visto cos'è, se sai cos'è FTL e sai cosa sono i roguelike più o meno, l'idea te la farai molto facilmente. Dobbiamo liberare con questi combattimenti strategici, tattici, delle zone di varie isole, sono quattro isole, e andare a battere il capo dei nemici. Ovviamente ci vorranno vari tentativi, dovremo sviluppare meccaniche roguelike, quindi ad esempio i piloti possono essere sbloccati e piano piano verranno sbloccati dei nemici, sempre piloti molto più forti. Questi non sono gli unici tre tank che ci sono una marea di tank che fanno cose molto diverse, a volte non sono neanche particolarmente utili. Devo dire la verità, ho sbloccato un trio di tank, uno che prende, non fa danno, però prende il nemico e lo tira, non lo spinge. Non ho ben capito come usarlo, lo trovo piuttosto complicato. E questi sono i tre tank base. Dobbiamo recuperare punto per punto le zone, guadagnare stelline che ci servono per comprare un po' come i negozi di FTL e arrivare dal boss finale, che come al solito è improbabile. Molto complesso. La differenza dagli altri roguelike è che il boss lo si può battere quasi subito. Si può andare subito addosso al boss e non finire le isole. Farne due invece che quattro, farne tre, farne uno, farne no, forse uno no, due, bisogna farne almeno due di quattro. E poi si può andare direttamente all'isola del boss, però ovviamente ci sono le controindicazioni, quello è chiaro. Allora, difendi il treno, la mia missione preferita. E poi fisico combattimento con meno di 4 danni, proteggi la cosa di carbone. Nope, il treno. Questo
Questi treni a diesel saranno un po' vecchiotti per gli standard di oggi, però il vecchio Orazio qua è molto. Sta ancora una crema, diciamo. È vitale per le nostre linee di rifornimento, prego. Andiamo a salvare Orazio. Come funziona all'interno della partita? Lo faccio vedere. Questo video del Dream Festival, condoglianze. Vabbè, dai, io, Levin, non mi dispiace. Non mi posso lamentare. Poi, tra l'altro, ho preso anche l'altro Yuga. Peccato che ce l'abbia, però. Ne abbia una già. Vabbè, vediamo un po'. Questo lo posso piazzare qua. Questo lo posso piazzare qua in mezzo alla scacchiera. Così almeno. Ok, è arrivato un time pod. Dobbiamo recuperare questa cosa. Questa roba qua. Ah, un regalo, non è neanche il mio compleanno. Non dobbiamo recuperare questo time pod perché contiene fuffa che ci è particolarmente utile. Questa fuffa che ci è particolarmente utile, però non ci permette di attaccare qualcosa. Facciamo un duello così. Facciamo una coppietta di danni. Così. No, no, stupido! È vero, esplodono. Non ho controllato l'esplosione. Va bene, è a posto. È vivo. È vivo e questo è l'importante. Non importa, non importa, è vivo. Non ho visto che esplodeva. Maledizione a me. Non posso andarla a prendere, però potrò andarla a prendere poi più avanti. Questo è a posto, non deve uccidere nessuno. Bisogna sempre controllare prima le abilità dei nemici. Sempre. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Non capisco come funziona. Alcuni i nemici. Sì, i nostri mecha hanno delle abilità speciali. Sono ad esempio: questo fa danno a contatto, cioè i pugnazzi. E questo pugnazzo dà due danni e in più spinge il nemico. Spinge il nemico, è importante sapere se una cosa spinge, tira o cos'altro, capirai perché vedendo. Questo fa un danno, può sparare in direzione a più e spinge il nemico. Questo è un mortaio, può sparare in direzione a più con uno spazio di distanza, non può sparare nell'immediata vicinanze e spinge i nemici in un quadretto, in una forma più, quindi se io sparo in questo quadretto spingerà verso questa zona, questo mech, questa zona, questo mostro, questa e qua. Se ci fosse qualcuno rimarrebbe bloccato perché non può uscire dalla mappa. E nel punto in cui colpisce col mortaio fa un danno. Allora, vediamo un po' come facciamo a fare del signor danno qua. Potrei far tardare questo spawn. Tant'è uno solo. Qualcuno è esplosivo? Ma li puoi far cadere dentro l'acqua? Se non volano, sì. Se vanno dentro l'acqua e non volano, muoiono immediatamente. Questo vola purtroppo, quindi non posso farlo cadere nell'acqua. Invece questo non c'è niente, è una pippa. Però ha 3 punti vita ed è un problema. Non me la sento di fargli fare. Facciamo prima così. Cos'è che colpisce questo? Ah, il treno. Porca miseria, cosa fa? Prima si muove il treno. No, devo ucciderlo. Ok. Quindi. Uno. Non esplode, vero? No. 3. Questo deve morire. Questo deve morire perché, come avete visto dalla pallina, stavo per sparare una pallina al treno. Il treno ha un punto vita, quindi se muore, se viene colpito, muore. Questo adesso starà attaccando, attacca al vuoto perché prima attaccava me, poi io mi sono spostato, poi in più l'ho spostato lui. E gli attacchi dei nemici sono telegrafati, quindi sì, si dice telegrafati, giusto? E
se fanno una cosa e vengono spinti, continueranno a farla. Quindi ad esempio, ok, questo spara, sta per sparare a questo palazzetto. Ricordo che i palazzetti sono la nostra vita, quindi è poco fondamentale, giusto un niente. Questo adesso sta per colpire il nostro personaggio. Se io mi sposto, questo non attaccherà più. E questo mi sembra sia stato abbastanza chiaro. Non è più... Posso ucciderlo? Posso ucciderlo e chiudere la missione? Ah, no, non puto, no! No, non ho ancora sbloccato il pod. Porca vacca. Non ho ancora preso il pod. Devo andarci per forza perché il prossimo turno finisce. Quindi, ok. Come... questo comporta che sono nei guai? No. Posso spostare questo qua, no? Ah, no, 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 torna indietro. No, è un danno. È un danno, si può fare. Questo non esplode, vero? No. Quindi io sparo su questo. Poi io prendo danno di un... prendo un danno. Però posso non andare a fuoco. È pericoloso. Se non sto calcolando qualcosa, rischio di uccidere il mio miglior pilota. Non direi. No. Va bene, ormai è deciso. Andiamo. Così prendo un danno, perché viene spinto sul mio mech. Il mio mech prende danni, ma anche lui prende danni. Io mi giro. Prendo il mio Lily, che non sta benissimo, come potete vedere. Gli tiriamo un pugnazzo a questo, però questo pugnazzo va a sbattere, lo spingo contro la montagna, prendo un altro danno, muore. Tutum. Ok. Avevo paura di fare qualche errore. Sì, ho preso il time pod, ho preso il time pod. Provato un po', però alcune cose mi sono piaciute. A volte mi è capitato di prendere danni alla grid, non potendo fare nulla. Altre volte sono riuscito a finire il gioco in poco tempo. Dipende, poi peggiora la situazione. Bisogna controllare tatticamente la mappa in modo da non trovarmi, da non trovarsi completamente in svantaggio. Nel senso, non bisogna esagerare con il ritardare le ondate, non bisogna ritrovarsi con i nemici da una parte e i tuoi personaggi dall'altra. Bisogna controllare la mappa, un po' come negli scacchi. Se non si protegge la zona, sono cazzi tuoi. Il problema è quello, è che è una meccanica. Esatto. Come fai a sapere che faranno i nemici al prossimo turno? Quelle lineette rosse, quei pallini rossi che vedevi, erano esattamente quello che stava facendo il nemico. Avrebbe fatto il nemico il turno dopo, scusate. Cosa c'è dentro il pod? Un reactor core. One mech reactor. Buono, 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 Allora, che cos'è? Oh, è il momento del boss. E allora, abbiamo potenza, ci hanno dato l'esperienza, ci ha dato un reactor. E funziona un po' come FTL. Funziona nella stessa maniera, bisogna prendere questi reattori e darli alla potenza. Potrei dare immunità ai palazzi. Oppure 2 punti vita. Io darei 2 punti vita al momento. Oppure più uno movimento che non serve. Ho un reactor core che potrei dare. Probabilmente lei andrà costantemente a contatto con i nemici, quindi magari è meglio installarlo e prendere 2 punti vita, va? Perché no? E andiamo dal boss, che è un... Ah, non vola, non è più, è uno scorpione normale. Non era una pina, no, vabbè, non importa. Meglio, proteggi la torre. Andiamo. Comprato altre squadre di mech, se ho preso quelle sotto, fa cagare. Quindi sono ritornato velocemente su questo. Buonasera, Ragnusen. Alla fine è molto complesso come gioco. Sì, sembra, cioè, è facile capirlo, capire le meccaniche, però poi dopo bisogna studiarci. Bisogna studiare bene che cosa fare ogni volta. Sembra facile, ma qualche problema poi, qualche grattacapo te lo dà.
Quindi non è sempre lo scorpione, può essere anche un'ape. È vero, perché l'ape aveva, il boss dell'ape ha tre, tipo spara così, fa piu piu piu, tre. Ora, questo boss bisogna trattarlo come cosa principale. Bisogna considerare che prima bisogna neutralizzare quest'uomo e poi considerare il resto. Ora, fortunatamente ho dato 2 punti vita in più, 3.2 punti vita in più a questo mech, perché devo andarci almeno una volta a dare un pattone, se no dura 54 turni e non riesco a distruggere lo scorpione leader, non prendo il punticino. Quindi sempre talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Esatto. Ciao Greta, buongiorno. Easy to learn, hard to master, esattamente. Si potranno sempre portare 3 mech al massimo? Io, almeno, che io sappia, sì. Hai fatto una squadra mista? No, non ancora. Perché quei mech che ho comprato non sono granché. Sono altri modelli, ce ne sono tantissimi. Ci sono X mila modelli che hanno tutti un comportamento diverso. A volte un po' troppo diverso per i miei gusti. Però vabbè, quello è un altro discorso. Allora, devo levare dalle balle quella bestia maledetta. Non ho preso l'immunità ai. Dei palazzi, quindi devo spostarlo lateralmente questo. La cosa che mi preoccupa è che non considero questo e non vorrei che poi mi si riempisse la mappa di fuffa. Potrei fare così, andare qua. Sì, mi piace come idea. Aspetta. Ah, ma muore così però. Sto cercando di pensare come fare a spostare questo qua e poi tirargli un pattone e farlo picchiare contro questo, ma non c'è possibilità perché mi devo levare di qua. Vero? Peccato. Ho sbagliato qualcosa all'inizio. Potevo cambiare la situazione? Nope. No. Non potevo assolutamente cambiare la situazione. Pugno! Bravo, bene, bis. Faccio un danno. Anche perché ho 4 turni. Se faccio 2 danni per volta sono assolutamente tranquillo. Devo levarmelo dalle balle il prima possibile, perché sennò poi è un grosso problema. Ora tornerà di nuovo a picchiare quello lì e andiamo avanti. Così. Fine turno? C'è qualcos'altro? Devo fare qualcos'altro? No. Sì, proprio le squadre di cui stavo parlando io. Ecco, sono granché. Sembra che siano 8, si dovrebbe essere 8 squadre da 3, sì, esatto. Sì, esattamente. Scoccia un po' la grafica così troppo minimalista. A me piacciono questi giochi così artistici di questo tipo di artismo, quindi mi piacciono, mi piace. Allora. Questo lo devo impiegare su questo, per forza. Però se non impiego questo mi serve. Devo spingere questo qua. Potrei spingere questo sul. Potrei portare indietro e fare rimbalzello paranoia contro l'affare. Fare due. Un danno, no, ancora un danno. Quindi, calma. Prima la cosa più importante. Intanto c'è un reset volendo. Ok. E sono 2 danni. Sono 2 danni, li ha fatti 2 danni, vero? Si indietreggia di uno. E te da qua, perché così almeno rimango in zona di questo. Non si sa mai. Vedi, ecco, per chi mi aveva chiesto, vedete cosa, quali sono queste cose rosse? Sono ad esempio al prossimo turno questa ape colpirà questo palazzo, vedete la freccia? Vuol dire che tira questo attacco che sta facendo nel riquadrino a destra. Questo attacchino lo farà su questo power grid, su questi palazzi, scusate.
Devo spostarlo. Se io sparo. Se io gli sparo, lui farà sempre quell'attacco. Ma un quadretto più a destra e più a sinistra, scusate. Attaccherà qua dove non c'è niente, quindi siamo tranquilli. Questo fa sempre un attacco a più, che fa due danni ovunque in direzione. Fa male, molto male. Se adesso lo fa, colpisce il nulla, il nulla, il nulla e una montagna. Che me frega. No, giusto? Non ho niente. Ora l'ordine d'attacco sarà lui che fa più 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 più. Bravi, complimenti, buon attacco. E uno di questi esce fuori. Oh, tu esplodi, domanda fondamentale. Esplodi? Ufficiale odio YouTube. Vabbè, non mi venire a dire. Allora, adesso poi quando finirà questa run magari vi faccio vedere anche gli altri tank che cosa fanno, perché questi sono quelli base, però ogni tank avrà delle abilità diverse, vedrete, sono molto interessanti. Direi che è morto. Ma uccidere questo mi comporta mica di fare del casino da un'altra parte? Tanto sta attaccando soltanto il mio coso. Uno muore. Tanto facciamo questo. Devo prendere un danno per un male, per un bene più grande? Sì, devo prendere un danno per un bene più grande. Un danno al mio Mac, che non è granché, eh? Cioè non è una cosa fondamentale, va benissimo. Non è assolutamente un problema. Quindi, questo intanto schiatta, ciaone, ti ringrazio. Ho preso punti esperienza con quello che è già maxato, ma non importa, che me frega. Questo muore. E sì, lo so, esplode solo quando si muore in giallo, però se non ci faccio caso come è successo l'altra volta è un casino. Purtroppo a me oggi Twitch fa casino, quindi seguire YouTube, non ti preoccupare, come stai facendo quello che vi ho sempre detto di fare, che se vedete pure su YouTube, ma poi scrivete qua su Twitch. Hai appena finito di spalare la neve? Io non oso guardare fuori in questo momento. Ora, scelta tattica. L'idea porterebbe a spingere questo nemico, però non conviene perché prendere un danno di spinta vuol dire poi prendere due danni perché poi riattaccherà. Ah, però se mi avvicina, credo di non avere lo spazio. Niente, allora tutto il ragionamento non aveva senso. Viene così. Niente, lasciate perdere quello che ho detto. Niente, niente, è successo niente. Pensavo di non arrivarci con lo spazio e quindi prendere un danno con la spinta del mio rimbalzello e un danno poi dalla sua baccata. Ultimo turno, non è un grosso problema. Posso anche fare doppia kill e liberare tutto. Tipo, uno. Qua. Due. Posto. Non è una perfect island perché mi sono perso una missione, però. Ciao Bonko! Cos'è? Si chiama Into the Breach, dai creatori di Faster Than Light, tattico strategico con i robottoni. È un po' scaccoso, un po' tatticoso, un po' strano. Uscito in questi giorni, è uscito l'altro ieri notte. Sì, l'altro ieri notte. Regione sicura. Vabbè, ho perso tre zone, ma quello se lo fa sempre. Ora, tra un'isola e l'altra, dobbiamo spendere. Dobbiamo, ci conviene spendere i nostri punti, che sono questi qua, le stelline. Ne potevo fare 9, le ho fatte 8, non importa. Spendiamo reputazione. Allora, lo smoke point ho scoperto essere piuttosto interessante. Push beam com'è? Noise, spinge e penetra, però
Sta cosa che penetra, poi mi ritroverò sempre un palazzo in mezzo alle balle. Non me la sento. Te cosa sei? Ah, questo è il suplex. E questo è la smoke bomb. Non mi piace niente di tutto ciò. La smoke bomb volentieri. Va bene. Una V. Da perché no? Ok. La sto cosa bella sta cominciando a nevicare. Che bello. Ci sono notizie allo Zetto. C'era prima. C'era, era presente. Era vivo. Era vivo. Problemi di internet, ma era vivo. L'erano di connessione risolte? No. Ora piove fango. Ah, spinge e penetra, sì. Appena l'ho detto, ho detto adesso mi direte qualcosa, sicuro. Comunque ti consiglio di comprare la squadra con l'aera, mi è piaciuta molto, devo vedere poi qual è. Adesso poi, purtroppo come detto sono alla seconda run. Vedete, ora posso scegliere perché nella seconda run sono arrivato, ha fatto tre isole e poi ho detto, ma sì, facciamo il boss. Boom! Sono stato piallato, ma neanche tanto piallato, devo dire la verità, non sono morti tutti, soltanto che mi hanno devastato tutti i palazzetti, quindi è stato un casino. Posso scegliere se andare nel deserto o andare nella zona ghiacciata. Mi piaceva di più il deserto. Il deserto. Salve! Non pensare per un momento che io creda a quella storia del viaggiatore del tempo, ma i tuoi Mac sono assolutamente impressionanti. Grazie. Guarda, fidati, è così. È proprio così. Questo me lo tengo per dopo in caso dovessi perdere un punto vita. Facciamo questa. Questa linea Maglev. Maglev è non. Maglev è proprio inteso proprio il nome della linea Maglev. Ho inteso tipo la linea Maginot. Maglev. Ah, treni Maglev, sì, sono una linea di treni Maglev. Ok, perfetto, perfetto. Ah, sono quelli a levitazione magnetica. Fico. Carino. Maggiore arteria delle rimanenti città. Se la perdiamo, perdiamo le altre città. Ok. Se ricordo, sono arrivato alla seconda fase del boss? Sì, ed è lì che mi hanno piallato. E non spoilerò, però sì, è la seconda fase del boss mi hanno piallato. E allora, davanti a questo perché baffa, davanti a questo perché, davanti a questo, per chi se ne frega, va bene così. Mamma, guarda, i Mac sono atterrati. I tuoi Mac sono impressionanti, hai visto con le sedie. La neve è già scomparsa avanti, ah ecco, ok, ok. Non c'è greccare nella mia isoletta, piove e fango. Infatti, ma tu sei già tornato a. Sei tornato già a Torino o sei ancora là? Oh. Ah, mi ha dato i 3 punti bonus di movimento, ma non mi servono, sinceramente. Allora, tu c'hai qualcosa di strano dentro di te, cos'è? L'Obsidian che dà l'armatura, riducendo i danni di 1. E non posso spingere. Oh, 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 oh. No, no. Oh. No, no, no. Quindi per prima cosa te subito muori. Però i danni da spinta li prendi comunque. Bene così. Ciò vuol dire che sei già morto. Yay. Poop. Sacca. Queste cose di sabbia, come vedete, sono delle montagnole di sabbia. Se si spara, se si prende danno, se prendono danno, si trasformano in fumo. Se c'è il fumo nella zona, se si trova qualcuno nella zona con il fumo, non ci si può più muovere né attaccare. Quindi può essere. Oh, mi sono dimenticato a proposito di fumo. Non ho livellato niente. Vabbè, lo faccio dopo. Sono abbastanza. Sono troppo potente, non c'è problema. Lo facciamo anche senza. Me lo metto qua, lo lascio qua. Ciao. Ah, ricordatemi la prossima missione di potenziare tutto. Perché sennò è in gazè. Ci
qualcosa di strano dentro di te. Max, sono emozioni. Emozioni, sì, ma cosa sono? Si mangiano? Non capisco. Di che cosa stai parlando? Mi devo levare con il Mac perché sennò mi tronano. Questo potrebbe essere però un'ottima zona per far volare qualcuno in acqua. Dove lo posso piazzare? Se mi piazzo qua, lo spingo qui, questo vola giù. Non è abbastanza, non è tipo molto grosso, molto fico. Ok, può morire. Questo invece mi dà fastidio. Cosa fa? 3 danni? Tacci sua. Vabbè, ma non serve, non c'è bisogno, basta. Ah, è un solo. Ah, è però un solo punto vita. E allora vaffanculo. Ok. Tu ti metti qua. Tiri un pattonaccio a questo. Tu stai qua. Giù. Yeah. A proposito di fumo. No, non è andato via, credo. Non. State rivolgendovi alla persona sbagliata. Wink wink. Uno solo. Wow. Piano. Pianino con sti movimenti. È l'ultimo turno già? Tutto qua sto livello? Sembra un po' troppo facile a tratti. Devo dire che con alcuni mech diventa difficilissimo. Sono, alcuni mech sono talmente complicati da usare che rendono anche le missioni facili impossibili da giocare. Però se va bene così, se basta questo. L'ho fatto, non ho livellato. Bisognerebbe ottimizzare guardando con che cosa uccidere, con che cosa no. E dovrebbe essere un po' più oculata la scelta di che cosa usare per uccidere. Però prima è la seconda run che faccio. Che cazzo, bene, dai, su, dai. Tanto tutto il tempo che è andato alla ricerca della gangetta ieri sera. Sì, in effetti, ieri con Brothers abbiamo cercato per ore la gangetta, che poi in realtà era acqua la gangetta, abbiamo scoperto, però vabbè, quello è un altro discorso. Ah no, si bevono le emozioni. Ah, grazie. Dove si trova? Supermercato? Dov'è? La trovo? C'è la basca o giù, che adesso probabilmente sarà sommersa dalla neve. Coperta di neve, sommersa è difficile, fra un po' quando si gela forse sì. Però, si compra lì? È buona alla basca? Eccellente, il treno è passato, possiamo in grado di combattere un altro giorno. Non ho preso neanche danno. Potrei andare in questa missione per prendere dei punti di grid defense, ma perché? Perché sprecare eventuali punti vita? Difendi il terraformer, cos'è? Earth mover. Vediamo cos'è. Uno dei nostri earth mover sta riempendo un cratere, come si chiama, un canyon, creato da degli stabilizzatori che non funzionavano. Fa in modo che stia intero. Posso attraversare? Perché se non posso attraversare sono cazzi. Come faccio? Prendi meno di 3 grid. Addirittura? Vuoi dire che è così difficile? Che mi dice addirittura prendi una stella se prendi meno di 3 danni ai palazzi? Porca vacca. Facciamola subito, sono curioso. No! Ho sbagliato! Chat, non mi avete detto di livellare! Questa è colpa vostra. È colpa vostra. No, troppo tardi, Argon. No! No! L'hai detto troppo tardi. Colpa vostra. È colpa vostra! Posso andare giù di sotto? Non credo che possa cadere giù di sotto, vero? Ah no, spinte verranno distrutte, molto bene, buono, buonissimo a sapersi. Mi metto qua davanti, perché così almeno sono pronto ad attraversare, qualora serva. Di qua e di qua. No. Te, va bene, chi se ne frega. Buonasera Fede. Ah, mi sta riempiendo i buchi. Come disse Sarati. Sì. Cosa fa questo robo? Mi danno. Ok. Danno. Ah, sì, riduzione al danno. Classico. Posso tirargli un pattone e farlo smettere immediatamente. Boop. E poi. Se mi hai detto che funziona.
Wii! È andato giù. E questo rimane qua, non si muove. Devo, non posso neanche riparare, dici. Poi lo riparo. Sta fermo e lo riparo. No. Neanche. Finisce il turno. Non dare le colpe dei tuoi errori ad altri. No, è colpa vostra! Vabbè, questo. Sì. Se io mi piazzo qua, mi muovo. Questo può andare giù easy. Così. 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 Ah, non lo spingo, non lo spingo. Va bene. Ciao. Stai attento lì sotto, è esplosivo. Sarà meglio spostarsi un pelo, vabbè. Più che altro sono tutti nel. Ho messo tutti nella sabbia. Sono un cretino, va bene, non importa. Uno solo? Tutto qui. So che poi arriva tipo l'armata della morte. Non mi conviene, mi conviene stare qua perché se mi giro male poi magari c'ho casini. Mi faccio autopicchiare, cosa così. Due turni ancora, non posso più usare i buchi. Anche lì non funziona, detto così è meglio non dirlo più. Quanto è? Tre. Non è problema, potrei anche lasciarlo vivere quello, però non voglio lasciarlo vivere. Questo faccio, se io colpisco con questo faccio due danni, questi tre danni, dove li faccio prendere? No, meglio. Due danni, si spinge, questo picchia qua, questo prende qua. Ok, perfetto, quindi. Due danni. Ci vuole tanto, in realtà, però. Non posso più usare buchi. Già. Oh, quante ne ho già dette oggi? Quante potenziali, come disse Sarati, ho già detto in una sola live di non so quanto. Di tipo un'ora. Tante, ve? Sa di sì, vero? Vabbè. Mi dispiacerà perché. Livella, grazie Giulio, vedi? Vedi? Si fa così, bisogna dirmelo prima. Allora, cosa possiamo. Come lo possiamo livellare? Potrei fare il dash che è molto figo. Intanto, questo va all'artiglieria, liscio come l'olio. Poi, Sergei Romano. Potrebbe gradire un punto vita, due punti vita in più. Però ciò vuol dire che non posso usare il dash in questo. Mi posso tenere un power core. Così me ne tengo uno e poi quando arriva il dash. No? Ah, quello dei palazzi, è vero, hai ragione. Ah, devo installarlo. Perfetto, avete ragione. Mi dimenticavo dell'unità dei palazzi, sì. Ok, perfetto, è risolto. Ora devo farlo per forza, le due stelline, perché credo che poi. Quante sono? Tre? No, due missioni. Ho ancora due missioni. Beh, uno dei due sicuramente è questo, quindi tanto vale farlo adesso. No, tanto vale farlo adesso una mazza. È meglio fare.
Eh no, vabbè, tanto poi c'ho questa qua che è meglio di quelle altre, quindi tanto vale fare adesso questo, veramente. Quindi se prendo dei danni, tanto c'ho quella che me ne rigenera due. Difendi il terraformatore, terraforma la terra, tutta la terra in deserto e proteggi il power generator. Ah, tutta tutta? Ok, quindi tutte le cose di erba devono diventare tutte sabbia. Ok. Ciao Phobos! Buonasera, buonasera. Puoi togliere il power cord dalla vita del robottone? S no, vabbè, ma non posso farne a meno. C'è il voto dei Patreon. Che vale, può ribaltare la situazione. Sono tutti Alessandro Borghese. È vero, potrei dire che i Patreon sono tutti Alessandro Borghese. Con il loro voto possono confermare o ribaltare la situazione, perché i Patreon di patreon.com/glitcherod possono votare il gioco di domenica e di mercoledì, facendo valere doppio il valore del loro voto, quindi poco importante. Allora, questo è scudo. 2 danni, devo fare 2 danni per forza. Il terraformer prende un tot di quadretti e li strona, però non mi ricordo l'ordine. Allora, danno da fuoco, azione nemica. Facciamo così, teniamoci centrali, così almeno non ci sbagliamo. Ok? Terraforma terra su tutta la, te su tutta la terra. Detto, dobbiamo andare in un fiume, no? Sì. Allora, se io adesso terraformo duro e comincio a terraformare pesante, no? Tu, posso partire già adesso a terraformare. Tipo, boom! Poi boom! Poi, oh, wow, no! Posso fare boom! Ciaone! E hanno perso tutto. Ora, tu c'hai 4 punti vita e salti a 2 quadretti davanti, colpendo questi qua, facendo anche 2 danni, oltretutto, no? 3 danni, mego io. Che vorrei ucciderlo, ma non posso farlo. Perché sono tutti in mezzo alle palle. Ora questo colpisce il nulla. Che è bene. Se io colpisco, sparo qua davanti, mi colpisce a me e mi in mezzo uccide il tank. Quindi forse è meglio andarci dietro e spararci da dietro. Non sarebbe stata una furbata al contrario. Per niente. Tu invece fai un passettino indietro e fai pop. Fine, ora spawnano tutti da qua, ciò vuol dire che questo se ne andrà per i cacchi suoi e forse è meglio gestirlo con il Mac. Questi stanno bene qua e al massimo usiamo le montagne per fare rimbalzello. Che gentili i miei vicini che ci tengono molto ogni volta a rendere partecipi ai loro litigi. Sempre meglio, no, forse no, forse è meglio non dei miei vicini che vengono partecipi del fatto che hanno dei cani. Forse no, sì, forse non è meglio il mio, è meglio il mio, meglio il mio. Non per le live, ma per i cani sì. Di solito le strutture sono dopo i nemici. L'ordine è azioni dei nemici e poi i nemici emergono. Quindi, questo è morto. Perché si è messo così comodo? Poteva venire qua e sparare verso il basso. Non ti, no, non sarò certo io a spiegarti come fare il nemico. Sono in mezzo ai maroni. Devo terraformare roba. Come faccio? Devo levarmi dalle palle. Tu come colpisci? In che modo colpisci? Questi sono 6. Potrei usare questo. Potrei batterne nelle palle di questo e andare a usare il terraformer per uccidere. Che è una cosa astuta. Allora, via di qua. Che voglio ucciderlo questo. Non lo ucciderò. Non
però almeno lo sposto. Non voglio di pensarci troppo. Mannaggia. Non ci arrivo! Ho fatto una caccata! Reset a turno. O no? Posso salvarmi? Prendendo un danno, perché dovrei. Reset a turno. Tendo che di solo più che di solito più che litigi sono allo stremo abuso di minori, direi meglio i cani. Ciao Max Cacascino, buona serata e buona terraformazione, grazie, grazie. Allora, quindi ho detto cosa non dovevo fare, che ho fatto, non mi ricordo più. Non dovevo fare... non ci arrivo però. Ci arrivo... Fermi tutti. Ho resettato inutilmente? E mi sa... No. No. Assolutamente no. Fatto bene. Ora però mi devo levare dalle palle. Questo è poco ma sicuro. Adesso dà un pattone contro il muro, si spappola. No, non subisce danno se va a sbattere contro un albero, contro un albero, contro una montagna. Questi sono qua in mezzo. Spero che vadano a finire qua nell'erbetta, così almeno li troniamo di ignoranza direttamente col terraformer. Bravo Coco Power Ranger. Non può fare tanta strada, vero? Non di qua. Mannaggia la cippa. Allora, se terraformo, ho due terraforming, quindi devo per forza terraformare questa zona o questa zona. E sarà meglio questa. Se io terraformo questa zona, cosa ho non... Cosa sto cliccando? Wait, ok. Così non faccio... Ah, però aspetta. Perché non spingerli verso il terraforming? Con questa... Sto pensando. Ricalcolo! Potrei fare così. E spararlo verso l'alto e uccidere quello. L'altro invece deve morire per mano di qualcos'altro, vero? Non so, scusate. Non riesco a ucciderli tutti e due. Questo adesso lo spingerò con il mortaio. Ah, è questo? E questo non lo caghiamo? Prendete, uccide un affare così in tranquillezza. Direi che posso prendere un danno per tardare l'uscita dello spawn. Va benone, non è un grosso problema. Questo schiatta. Allora, tanto c'è questo. Ciao, e uno. Questo va qui. Spara questo. E rimane infognato lì. Questo va qua. Non lo riesco a uccidere, vero? No. Non è un problema, non è un problema. Tanto questo non può attaccare, già non è male come cosa. Fine del turno. Ma la storia importante di questo gioco è esiste una modalità online contro un altro giocatore? No, l'online non c'è. E, è come Faster Than Light. Secondo me conosci Faster Than Light, sono sicuro che tu conosca Faster Than Light. E è una pesante modalità single player e basta. E la storia è: siamo dei viaggiatori del tempo, dobbiamo fermare l'estinzione dell'umanità, ecco, l'estinzione dell'umanità, e ogni volta che falliamo torniamo indietro del tempo.
La storia è pesante e presente come in FTL, dove siamo una nave e dobbiamo scappare dall'impero e uccidere la nave principale dell'impero. Questo, basta. Fine. C'è una grande storia. E il livello di gioco è aumentato, la qualità di gioco è aumentata dalla qualità del gameplay, che secondo me è molto divertente. Bisogna pensare, non è troppo difficile, però non è anche poi semplicissimo, perché poi arriva il solito boss che ti trona fortissimo e ti distrugge. Anche in FTL era mediamente, a livello alto magari no, era mediamente facile fino a tre quarti, poi cominciava ad arrivare il dramma. Poi io, pensate che io sto giocando a easy, perché i giochi della i loro giochi sono vanno giocati prima di easy, poi una volta che hai fatto partire allora a normal, dove ti devastano, e allora poi impari, incominci a imparare. Non so perché l'ho fatto giusto. Questo deve soltanto levarsi dalle palle. Posso anche non ucciderlo, perché dovrei? Certo che posso ucciderlo. Lo posso uccidere? Sì, lo posso uccidere. Yes! Uno Rift Walkers, 0 deck. Molto bene così. Ho protetto, è finito il turno. Ho difeso Terraformer, è finita. Ciao! Storia banale, ma non mi sembra che ci sia una modalità online. No, no, non c'è, sicuramente no. E per quanto a me abbia fatto recuquittare uno o due volte. Sì, poi io lo so che adesso poi dico, va bene, sono pronto per la modalità medium. No. No. Ho preso della percentuale, direi, sì. Quota XP sprecata, vabbè, tanto adesso. Tanto sono tutti al massimo praticamente, perché li ridare al massimo. Questo adesso ci mancano un pochino di cose, ma. E 19,50, sì, in realtà. Un pochino di esperienza c'è. Cerco il Terraformer, dà comunque l'esperienza. Ma li dà a chi però? A chi la dà l'esperienza? La suddivide. Non ho controllato perché avrei dovuto guardare la barretta a sinistra, ma non ho controllato. Direi che possiamo aumentarci un po' la difesa, perché intanto una stella c'è in tutte, tranne questa che non ha senso. Questa almeno mi dà tipo un 4% in più di difesa del raggio, quindi direi di questo. Direi questo. Com'è? Allora, cosa sono questi? Solar Farm. Ah, sono le cose, pannelli solari. Ok, ah, diamo una forma alla meteorologia della zona in tutta l'isola, così almeno le nostre fattorie solari, i nostri centri a pannelli solari possono recuperare la luce del sole 12 ore al giorno. Ma per fare questo le fattorie devono per forza rimanere in piedi. Grazie alla ceppa, posso dirtelo? Grazie alla ceppa. Ok, questo è grosso. Mego ioni 5 danni, a 3 punti vita. Può morire abbastanza velocemente se si mette vicino a qualcun altro. Il problema è che questo, se uccido uno, c'è anche questo. Devo uccidere che fa 4. Questo non è un problema. Teniamo, no. Teniamo tutto in zona. Sarà meglio. Suddivisa? Ok. Oh, anche ci abbiamo anche la menata del time pod. Bene. Devo stare all'occhio anche a prendere il time pod tra 3 turni. Non esplode niente, vero? Ripeto. C'è niente di esplosivo, vero? Sono tutti normali, però sono messi male. Maledizione. Ah, è vero, ma io ho i 3 movimenti in più all'inizio. Easy. Allora è easy. Poop. Poi.
Ah no, devo spostarlo. Stavo già per fare un errore. No! Un attimo. Ia, stavo per fare doppio errore. Sento che avrei potuto fare un turno migliore. Avrei potuto gestirla in maniera nettamente migliore sto turno. Vabbè, non importa. Come procede? Bene, bene. Buon appetito, buon appetito. Buon viaggio nel tempo. Ah no, buon appetito, sale 7. Ah, può darsi che si possa mangiare, sì. Devo andare, buon torno, magari torna. Addio, buon viaggio nel tempo. Grazie mille Giulio, grazie mille per i consigli. Mario, bene. Per ora bene, poi arriverà il momento in cui vengo stronato violentemente. Into the breach. Into the breach, no, into the branch. Ah, branch. Ah, oh, l'ho capito adesso. Oh, scusa, ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa, non avevo capito la battuta. Che meraviglia. Ok, perfetto. Questo non può andare a colpire questo stronzo. Allora, calma. Questo, due danni, uno. Questo, due danni, muore. Questo spinge in là. Quindi, questo. Uno. Questo. Uno. Questo. Qua. Spinge. Ritarda la... no, ritarda perché prima spawna, no? Prima azione d'attacco, poi emerge il nemico. Quindi... questo rimane qua dov'è e spawna comunque il nemico. Ok, abbiamo salvato la situazione. Sei scarso, comunque ho visto il video di ieri, potevi fare meglio. Cioè, più di una perfect island, eh? Un'isola perfetta. Davvero? Ma pensa. Poteva essere più perfetto del perfetto. Capisco. Allora, tanto abbiamo preso il pollo. Questo schiatta. Rimangono in zona. Io mi tengo centrale, così almeno piazzo, controllo la situazione e mi ripiazzo al centro. Se dicono che bisogna controllare il centro della mappa come a scacchi, controlliamo il centro della mappa. Gli credo. Potevi essere Norri, potevo fare peggio quindi. Shots fired. Allora, questo non può morire, tanto vale che lo sposto. Ok, questo può morire. Questo non può morire dentro, però deve prendere. Oh. No, posso anche non prenderlo, Dan. Se io me lo muovo, sparo di qua, questo spara nel nulla, questo può spostare questo di uno e andare a sbattere contro il nulla, questo muore. Bene, let's go. Uno, due. Tre. Allora, questo spara nel nulla, questo si schianta contro il muro e quello non c'è più. Vittorio Salvatore, benvenuto, ti stimo professionalmente, ma vieni su Twitch, iscriviti anche a Twitch, twitch.tv/glitcherod, siamo lì. Francesco Bernini chiede, raga, non gioca più a Worm? Ci ho giocato per due lunedì di fila, lunedì scorso e due lunedì fa. E suppongo di doverci giocarci anche lunedì prossimo, tra l'altro. Non ho niente, c'ho My Time Set Porsche, cavolo si chiama, più che è bel giochino, non è brutto, eh. Però non è un gioco da primo segmento del JackSS, quindi... non posso farlo, se no poi finisce come Staxel, che magari è un bel gioco, ma mi faceva cagare perché non potevo parlare e controllare. Cosa c'è dentro il pod? Ma me lo dai un pilota, per favore, ogni tanto. Prank class weapon, saltino con la... e fa danno? Oh, no. Ah, subisco un danno però anche. Un danno a sé e un danno a quadretto. Glielo darò, però lo userò soltanto in momenti di estremo bisogno, suppongo. E reactor core, volentieri.
Boss, com'è il boss? È un blob enorme, non l'avevo mai visto. Oh. Intanto, cosa posso fare? Intanto posso prendere questo perché intanto è il Prime, posso usarlo solo per il Prime, quindi va bene. Poi, altro? Questo Power Grid, questo Power Core, come... Me lo tengo perché non posso fare... Ah, devo powerizzarlo questo. Vabbè, posso intanto farlo. E se me lo riutilizzo per qualcos'altro, lo utilizzo per il dash. Disinstallo le gambe idraulico e quando mi arriva l'altro power core lo metto nel dash e ciao. Ah, posso anche simulare, fico, testare il Mac. Ficcata. Distruggi 5 Goose, proteggi la co cosa corporativa. I sensori hanno scoperto un Vec sconosciuto, una roba, una sorta di enorme gelatinosa creatura, qualcosa sia, non falla arrivare alla torre. Io non l'ho mai visto sto nemico. Oh. Com'è? Oh, se magna lo spazio? Oh, cavolo. Somagna? Porca miseria, allora. Uno, due, lo facciamo fuori subito. Senza neanche pensarci un secondo. Oh, vai piano. Allora, calma. Calma e sangue freddo. Ho un problema. No, posso... ho un problema. Prendo un danno perché? Perché non posso spostarmi per sparare questo di qua, lo devo sparare per forza da questa parte. E un pugno spingerebbe dentro facendo 4 danni, me coglioni. E se mi metto così, questo spara per forza nel mio Mac. Tanto vale allora farmi colpire il Mac grosso. Ho piazzato male la gente, però saperlo. Aumenta il danno se puoi, se posso. Col dash, il dash è interessante. Ah, poteva andare peggio, poteva avere l'umorismo di leone. No. A leone non è modo, le ritiro l'ultima affermazione. Non mi vendico a ban, mi vendico a battute, che è peggio, esattamente. Infatti preferivo la vendetta a ban. Datemi tempo di trovare l'ispirazione e colpirò il momento in cui uno meno se l'aspetta. Ok. Spingilo sotto il baccello. Ma se... È vero, se io lo spingo verso... Non posso, muore prima. Cioè, se lo spingevo dentro un nemico. Se lo succa, si succa il nemico. No, non credo. Oh no! Eh no, muore prima. Sì, muore prima. Suppongo che adesso spawnino soltanto dei Grand Green Goo e Large Goo, suppongo. Quindi bisogna ucciderli molto velocemente e abbastanza frequentemente. Però se io... Che non voglio prendere danno. Ma lo so, ma mi sa che è solo un... È uno. Perché mi dice destroy 5 Goose. Quindi suppongo che adesso ne escano tipo 5. Devo usare due dedicati solo ed esclusivamente, due dei miei tre tank, di cui uno deve essere per forza il Combat Mech, dedicato a uccidere il Large Goo. E l'altro deve essere dedicato a uccidere altra roba. Però se questa roba continua a spawnare con 3 punti vita, che cazzo faccio? Cercando un modo per non prendere del danno. Se io faccio questo, non sparo qua, non posso. Posso mettermi qua perché sennò questo spara. Cioè, sono obbligato a prendere questo e spostarlo da sta parte perché non c'è modo. Così non posso sparare. Così mi sparo dritto. Se sparo qua, questo spinge e torna indietro, ma spara comunque qua. Se mi metto qua, lo spingo di qua. Se mi metto di qua, non posso fare niente. Se lo metto di qua. Lo spingo indietro, non cambia niente. Se lo metto
detto. Non c'è modo. Sì, non c'è modo. Devo per forza fare un danno. Aspetta. Non so come non prendere danno. Così. No, fermi tutti. Oh, ho rischiato di fare. No. Perché? Perché c'è così tanto fumo? Io non ho fatto tutto quel fumo. Fermi tutti. Ah, c'è lo smoke tile. Reset turn. Op. Sono nei casini. No, lo posso risolvere. Ho più o meno la stessa cosa. La stessa cosa. Ma prima te. Qui. Al contrario. Ora si succa il muro. Oh. Come posso sfruttare questa cosa? In nessun modo specifico, in realtà. Non è che lascia il fumo, è che c'era della sabbia, non credo sia lui. No, non è lui, c'era della sabbia sotto. In nessun modo, non posso sfruttare in nessun modo in particolare, quindi dovrò fare così. Ah, ecco cosa sono i ghoul. Ah, quindi devo, ce n'è uno grande che si trasforma in due medi che poi si trasformeranno tipo in quattro in due piccoli. Oh no. Però se prendo quello e lo caccio in acqua. Suppongo che non si divida. Spero non si dividi. Non si divida. Non si dividi. Mamma mia. Intanto facciamo così. Ritardiamo un attimo, va? Così nessuno prende danno. Siamo tutti felici. Non sono felice. Questo è uno da scudo, vero? Fuck. No, fermi tutti. Ok. Questo fa, se colpisco questo, prende un danno invece che due, però uno di rimbalzello. E questo prende un danno. Questo non sta attaccando questo, sta attaccando me. Se io vado giù, colpisco quello, uccido e lo uccido. Questo può andare in acqua e ciaone. Bene, perfetto. Boop. Ah, che belli che sono questi, questi affari. Mi piacciono proprio tanto. E tra l'altro muore. Ne muore uno. Quindi questo. Ciao Thomas. Buona cena. Splash. Questo attacca al nulla. L'importante è che non attacchi il palazzo. Meno male che non ha attaccato il palazzo e è venuto a rompere le balle a me. Avesse attaccato il palazzo sarei stato nei guai. Invece così non me ne frega una mazza. Vai, fai pure plop. Fai pure plop. Bravo. Ma se vai in acqua? Sono curioso. Sono estremamente curioso, ma non posso farci nulla. No, non posso farci. Posso fare. Tanto facciamo così. Che credo sia la cosa fondamentale. Sì. Perché non ucciderlo? Lo metto qua. Lo spinge, no? Spingere in acqua lo ucciderà? Chi lo sa? No! Non ammazza. Però non può attaccare.
No, meno male, va bene. Non lo ammazza. Ah, è vero, perché è un boss, quindi non può andare in acqua, è vero. Stupido me. Oddio, cioè, i leader di solito sono immuni all'acqua. Non ci ho pensato. Che muoio. Vabbè, comunque è la cosa che dovevo fare, non potevo fare altrimenti. Era la mossa che dovevo fare. Oh, ah, il palazzo! Esatto, esattamente. Sempre Ail, il palazzo. Quanto tempo che non vedo Exile Saga, dovrei vederlo un po' più spesso. Va bene. Dovrei esserci live stasera, allora dopo nel peggiore dei casi domani. Va bene, sì, perché zitto. Stasera dovrebbe esserci. Allora, questo muore, no? Si divide. Però intanto le divisioni non attaccano. Non c'è nient'altro, c'è questo. Ah, ciao. Sono anche un botto di danni. E questo non può. Non può spostarsi di qua. Se lo sposto di qua, colpisce quello. Se lo sposto ancora di due, colpisce questo. Devo preoccuparmi di uccidere quello per forza. Lo posso uccidere, però non posso uccidere questo. Sì che lo posso uccidere, non è vero. È una mussa. Fare così. Direi che è finita, perché non credo che sia il vostro turno, no? Potete muovervi o non attaccare, no? Yup. Buon samaritano! Nuovo achievement sbloccato. Non so cosa sia. Yeah, finita anche questa missione. Fatemi vedere che cos'è. Guadagna 9 reputazioni per la missione in una singola isola. Buono, buono. Però non si spostano i palazzi, sì, esatto. Abbiamo fatto anche una Perfect Island, quindi di conseguenza mi danno una roba gratuita. Che se è un pilota io sono felice. Hai guadagnato il mio rispetto, camminatore di Rift. E tutto quello che possiamo tenere. Questo è fico. Arcane Bump. No, Force Bump. No, dove l'ho letto Arcane Bump? Vabbè, non importa. Force Amp, Passive Effect. Tutti i Vec prendono un danno dai rimbalzi. Ah no, quando escono i Vec dalla terra fanno un danno. Ho capito male, no? Allora, fatemi capire. Tutti i Vec prendono un danno dai bump, dai rimbalzi, un danno in più dai rimbalzi, ok. E da... ho capito. Se qualcuno sta bloccando l'uscita di un nemico, oppure rimbalza contro un muro, prende un danno in più, invece che un danno ne prende due. Però c'è un... un pilota. Chat, cosa dite? I piloti si sbloccano, porca miseria. Questa è fica, perché è fichissima. Ha bisogno di potenza, però. Non credo ci sarà seri problemi di connessione, no? Potrei continuare io dopo cena. Con questo. Le tecniche, signore, le tecniche. Cosa mi dite, chat? Cosa ne pensate? Cioè, posso andare avanti con la storia, cercare di sbloccare più roba possibile, oppure prendere questo affare qua, che potrebbe essere estremamente più avanti nel late game. Potrebbe essere estremamente utile. Ho bisogno di un vostro consiglio. Il
pilota sull'atelier OP. Cos'è? Il Mac può agire due volte se non si muove. Muovere due. No. Ah, può attaccare due volte se non si muove. Fico. E ha più uno di Mac Reactor. Che è. Ah, parte con un ovalino in più. Posizione si va bene, poi attacchi due volte. So, però mi piace questo. Vabbè, con questo livello siamo a posto, eh. L'ho sbloccato. Posso già usarlo, tra l'altro. Lo posso già usare al posto di qualcuno che non mi fa schifo. Cosa c'è di bello da comprare? Autodistruzione non mi sembra il caso. Passiva, stabilizer, non prendi più danno se ti blocchi, se blocchi un mech invece. Kickoff boosters. Me guadagnano più uno in movimento se partono vicino uno vicino all'altro, fico. Cannone non stabile, un danno a me, due danni al computer. Questo mi piace. Questo volentieri. E prendiamo due reattori. E una difesa. O ce la teniamo? Posso vendere uno di questi. Di queste pippe. Ganimede mi piace per il nome. Serghiera umano serve solo per questo. Ciao Fra. Potrei vendere qualcosa. Posso vendere l'hydraulic lens. Sinceramente, cosa me ne faccio? Continua, l'artigliere Ganimede va via dall'artiglieria e viene qua. Mi dà una potenza in più che posso utilizzare per prendere un danno. Intanto vediamo se serve qualcosa a qualcuno. E qua mi serve uno. Se ne uso due qua, me ne rimane uno. Che non so dove mettere. Double shot, può agire due volte, eh sì, questa è quella, è la passiva. La passiva dove la posso mettere? La posso mettere qui, mi serve ad altro. La cacco qua, poi se mai la mettiamo da un'altra parte, se no mai che vada. Posso dare quindi 1, 2. Me ne manca uno. Dove lo poggio? Posso anche non poggiarlo, eh. Tre movimenti. Questo potrebbe essere utile, dare un altro movimentino in più. Potrebbe non essere male. O al mech. O all'artiglieria. Andiamo all'artiglieria. Così almeno poi posso togliere questo e metterlo sul double shot. Almeno se ne arriva un altro posso togliere dal movimento di qua e metterne due sul double shot e via andare. Ok, pronti? Ora, in teoria, potrei andare nel vulcano e cercare di battere il boss. Beh, forse è meglio potenziarsi un attimo. Anche perché io per questa isola non l'ho mica fatta. Battiamo il leader e la vespetta che avevo detto l'altra volta. Dai, andiamo. Boh. Spero che tu possa rispettare tutte e due le entrambe le forme di vita. No, tutte. Ah no, se no, entrambe le forme di vita di quest'isola, organiche e meccaniche. Non è una forma di vita. Siete dei robot del cazzo. Allora. Ah, oh, qua fico. Mi danno qua il power core che mi serviva. Alta minaccia? Questo invece no, una pippa.
Questo invece è un minaccione. È già il boss. La vedo pelosa questa. Vedo obiettivamente pelosa. Questa invece com'è? C'ho un po' paura di andare alla foresta di ghiaccio. Libero questo affare qua però. Metto a me qua l'artigliere adesso poi. Allora, questi sono tutti nemici, beh. Sono 5 già subito. Ah no, sono miei alcuni. Ghiaccia e difendi entrambi i robot. Cioè. Sono nostri. Non ho mica capito ancora. Suppongo di sì. Suppongo siano nostri. Non ho mica capito. Ah, freeze tank. No, no, no. Non sono per una mazza. Questo è ghiacciato. Non ho mica capito come funziona sta cosa. Sono 4 nemici in realtà. Questo invece è buono. È mio. Dov'è l'altro tank? Dice entrambi i robot. Ne arriva un altro quindi. Perché io ne ho uno solo qua davanti. Posso fare un rimpallone del male lì, eh. Visto le varianti ambientali, esistono le varianti ambientali tipo nel ghiaccio possono scivolare? Sì, sì. E, no, cioè il ghiaccio si rompe dopo un po' e si trasforma in acqua. E, prima c'era la sabbia che rendeva impossibile attaccare. Nell'erba c'è, nella versione temperata c'è la foresta che prende fuoco e crea danni a un tank o a un mostro se ci si piazza sopra. E poi c'è un'altra roba dopo. E non so, e che non so ancora. Mi sa che li devi frizzare. Ma come li frizzo? Non c'ho niente io. Non posso mica frizzarli così per for funsies. Questo c'è scritto freeze tank ed è uno. Dice freeze and defend bot robots. Questo? Devo frizzare questi due tank. Ma come? Foresta ground tile, ice tile, building civili. Non me l'hanno mica spiegato, fra. Ho fatto un errore, vero? Devo piazzare al contrario. Oh, un pod. Che culo. Tecnologia di questo time pod potrebbe essere strumentale per proteggere sta ceppa di... Allora. Sono confuso, devo dire la verità, non capisco. Non so se te, ma credo che vada a frizzare il bot, speriamo. Ah, quindi, ho capito, grazie, ora l'ho capito forse. Devo tipo andare a frizzarli con il... Ok, ho capito, ora l'ho capito. Allora. Ora però li devo spostare, perché sto bot è in mezzo alle palle. Questo lo devo spostare in qualche maniera. Come lo sposto? Sono messi malissimo. Non posso. Questo cosa fa? Tira una cannonata. La cannonata la tira comunque. Sono proprio messi male. Se non li devo uccidere. Uno lo devo uccidere. Per forza.
perché ne posso ghiacciare uno, ma l'altro colpisce comunque, perché se questo lo sposto colpisce questo, se questo lo sposto colpisce questo, non c'è speranza, non posso fare altrimenti. Ma avrebbero fatto comunque questo spostamento. Come posso fare? Cioè, è un coso, è una riga in cui posso soltanto far colpire il vuoto in questo qua, in questo spazio. È impossibile. Non posso neanche mettermici davanti perché questo colpisce lo spazio. Questo non può colpire questo. Attacca più, aspetta. Allora, se questo attacca più, posso prendere questo. Forse sì, forse c'è un modo, forse c'è un modo. Posso fare così. Opla, questo va qua, colpisce qui. Spinge di uno e non colpisce il monte. No, bastardo! Quanto c'ha di reach? Belin. È una riga. Sono quattro. Che sorte. Non ho modo. Devo ucciderne uno. Bastardo, pensavo che attaccasse uno solo. Sembrava attaccasse soltanto uno. Quanto danno fa? Uno. Devo difenderlo con la vita? Non posso difenderlo con la vita. C'è una prova. Non so cosa fare. Ciao Boris. Non so cosa, cioè più che altro non so come fare per evitare questa cosa. Tra l'altro, nota a margine, se io spacco, colpisco questo e lo colpisco qua. Questo spacca questo e si allarga l'acido da sta parte invece che qua in fondo. Oh mamma mia. E fu così che la difficoltà si impenna. Allora, niente, devo ucciderne uno, c'è poco da fare. Posso fare niente. E poi ce ne escono altri due qua, tra l'altro. Madonna, che dramma. Ok. Allora. Che sta già sparato? Ma non ha sparato. Ma no, va bene. Alt. Ah no, non posso colpirlo. È vero, che stupido. Dicevo, posso spingerlo. Sì, peccato che non faccia dei danni. Cioè, posso fare altrimenti. Oh, Fre, ciao, eh. Oh, gente. Stavano attaccando e ci avrebbero uccisi tutti. L'antico vaso andava tratto in salvo e non potevo fare altrimenti. Ciao. Ciao, ciao, ciao cani. Ciao cani. Che mappa di merda, già. Veramente una mappa del no! Si rompe il pod. Oh. Voglio piangere. Anche per i cani adesso vado di là e li mazzo.
L'unità infetta con l'acido ha le sue difese corrose e danno raddoppiato. Ok. Tutti gli altri danni non cambiano niente. Ok. A questo punto difendiamo la cosa di difesa e ciao. Ci vado a fare. Difendiamo il laboratorio di difesa e basta, cioè non posso fare altrimenti. Tra l'altro, guarda quanta roba sta arrivando in questo momento. Non posso salirci sopra. Questo dove va? Ah, simpatico. Questo salta dietro, c'è la foresta, non c'è un monte. Porca miseria, oh. Non posso resettare Bion. Resettare un turno mi porterebbe in, mi avrebbe comunque riportato al turno 1 sempre nella stessa situazione, quindi non cambiava niente. Allora, questo non muore adesso. Cosa succede? Prima azione, poi i miei nemici emergono. Ok, perfetto. Quindi se io prendo, devo prendere questo, picchiarlo e portarlo fuori dalle palle. Questo attacca a vuoto perché se mi sposto. Questo spinge. Cosa fa? Spinge il ghiacciamento? No. Fa un cacchio. No, ghiaccio e basta. Poi devo difendere perché se no me lo ammazzano loro. L'ordine qual è? Prima questo che colpisce questo. Quindi allora, oh, finalmente un po' di difficoltà. Questo qua, questo spara questo e si vola questo punto qua. E ok, rimane ad uno. Questo lo spostiamo in qua in modo che colpisca questo prima che salti. Poi. Questo muore e basta. Questo cos'è? Questo da dove viene? Oh no, questo. Però se così, se lo rifaccio colpire questa zona, ricolpisce di nuovo sta zona qua, non importa. Quindi questo devo farlo per forza. Poi questo avanza di uno, colpisce due. Ah, è vero, faccio due danni. Adesso faccio due danni, fantastico, dimenticavo. Poi qui colpisce, questo si sposta magari dall'altra parte, va che è meglio, ma tipo qua anche potrebbe essere utile. Sì. Spero di non aver fatto le boiate. Vediamo un po' quanto fa danni. No, ghiaccia e basta. Sapete che forse sarebbe stato meglio renderlo utile in qualche maniera. Non era possibile essere renderlo utile in nessuna maniera. Sì, posso ghiacciarlo, però perché devo? Ah, ma se lo ghiaccio non si libera più. Domanda importante. Se lo ghiaccio non si libera più. Non si muove più. Fammi vedere. Frozen. Qualsiasi danno può liberare la... Ok, quindi può rimanere lì per sempre. Bene così. Allora va bene. E allora va bene così. Se li posso ghiacciare che escano anche 50. Vaffanculo. Mi scoccia più del Time Pod. Perché il danno al Terraform... il danno al robot era imparabile, secondo me. Per il resto, invece, si poteva fare tutto. Uno. Mm-hmm.
pensare come fare a bloccare un... No, non così, non così, non così. Non adesso, sono concentrato. Allora, datemi un attimo solo. Datemi un attimo solamente, eh? Allora. Ok. A posto. Ora incomincia a essere un attimino più avvincente. Non ci arrivo lì in fondo. Peccato, perché volevo spingerlo tipo sopra in modo che rimanesse lì. Devo ghiacciarlo. Non ho altra scelta. Non ho molta altra scelta. Poi questo sghiaccia quello. Non lo uccide? Non so se lo voglio sapere. Non lo voglio sapere, vero? Però come faccio a non saperlo? Ci devo tirare un pattone. Per tirarci un pattone, se ci passo sopra come il fuoco, vero? Non mi incasino. Speriamo. Ok. Se vola non prende le pozze d'acido, no? Ah sì, esatto. La prendi sto danno gratis, che me frega. Tu non hai mosso, non hai fatto un belino, però non è che posso... Ora posso liberare qualcosa perché ste devi attaccare. Cos'è questo? È nuovo. Ah, può andarci allora, invece. Bleh. Cos'è sta a fare? Bleh. Spara un blob. Questo? Questo fa male. Allora. Questo non fa danni in sé per sé. Non si muove, non fa niente. Posso anche ignorarlo. L'importante è che non attacchino... Esplode? Se muore esplode, vero? E ora? No, non può esplodere. Non c'è il simbolino. Ok, siamo salvi. Lo spero, perché sennò sono nei guai. Non quello contrario. Oh no. Lo libera, ma non lo rompe, vero? Ok. No, l'ho frizzato. Oh, devo rifrizzarlo. Vabbè, non c'è problema, lo rifrizzo. A posto.
Mi scoccia più per il pod che per il robottino che non ho ghiacciato, sinceramente, però... Bene, quindi adesso facciamo una pausa pappa, poi probabilmente riesco a riarrivare per le 9 circa. Ve lo annuncio su YouTube, su Twitch, su Facebook, da tutte le parti. Quindi se non siete iscritti e volete vedere continuare, volete vedermi continuare questa run, iscrivetevi al canale di Twitch, twitch.tv/glitcherud. Ok, la granata fumogena, non ho visto, la granata fumogena non li blocca, sì, ma non mi ricordo dove era il problema. E Andrea, vieni su Twitch, mi raccomando. Oh, quindi adesso andiamo a fare pappa, pausa pappa, per le 9, 9 e mezza torno e continuiamo. Se, a meno che Zetto non abbia magicamente la linea.